Grazie Presidente. Dunque, in parte devo dire come gruppo condividiamo la sensazione che ha ben espresso il Presidente Pizzul a proposito del fatto che, diciamo, nonostante il lavoro nelle commissioni sia stato, grazie anche da parte nostra, un ringraziamento va ai funzionari, però tuttavia ecco la sensazione generalizzata che si è avuta e che di fatto anche quando si entrava nel merito, anche quando si presentavano degli emendamenti di buonsenso, in realtà diciamo, l'approccio all'ascolto, ad una reale condivisione e collaborazione nel senso di un miglioramento di questa legge evidentemente non c'è stato. Si vede dal numero di emendamenti approvati e anche degli ordini del giorno. E quindi evidentemente qui c'è una linea ben precisa che ha ben sottolineato soprattutto il mio collega Fumagalli, laddove ha precisato come in realtà uno strumento come quello dell'agenda digitale, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'informatica, che dovrebbe essere uno dei veri strumenti per semplificare le procedure, quindi l'emblema del concetto di semplificazione amministrativa nell'accesso ai cittadini, ebbene oggi in realtà manifesta una carenza notevolissima e quindi forse sottolineiamo come non ci sia la vera volontà di una semplificazione, di una semplificazione che dovrebbe, appunto, come è già stato detto, concretizzarsi in uno snellimento delle procedure, in uno snellimento degli atti amministrativi e non in certi casi, come abbiamo sottolineato, in una semplice abrogazione di parte delle leggi che spesso, come per esempio è stato fatto a proposito degli enti fieristici, diciamo si traduce nell'abbassare la guardia sulla speculazione privata, spesso associata ai grandi eventi. E quindi per questo e per tutti i motivi che sono stati detti, anche riprendendo un po' una dichiarazione fatta all'inizio della discussione generale, laddove si diceva che forse diciamo, si dovrebbero un po' recepire le indicazioni del Consiglio in fase pregressa, quindi subito dopo la relazione della Giunta e non arrivare poi alla fase emendativa, ma arrivarci già con un pregresso di coesione, di condivisione, di collaborazione, ecco, essendo anche mancata questa parte, che chiediamo formalmente a questa Giunta si possa invece concretizzare da qui in avanti maggiormente, nello spirito vero di collaborazione e di lavoro congiunto. Quindi per tutti questi motivi il nostro voto chiaramente sarà contrario. Grazie.